Buonasera, buonasera a tutti. Ha passato in vantaggio, però poi non riuscite a portare a casa un risultato utile contro una cittanovese sempre più capolista, anche se un attimino in difficoltà per quanto riguarda l'organico. È vero che si sta anche muovendo sul mercato. Comunque, com'è andata questa gara? Guarda, è andata, insomma, noi sapevamo la difficoltà della partita, perché non scopo detto io la forza della cittanovese, quella che tu dici che ha difficoltà di organico, ma io credo che, nel insomma, senso che anche l'infermeria è un attimino piena, tutto qua, sì, ecco, sì, ciò sì, a chi ma vale. Ti voglio dire, pensa che la cittanovese permette l'uso di avere in panchina Lombardo oggi Papaleo, sì. Quando verrà fuori, insomma, un certo, altri ragazzi, insomma, importanti erano fuori organico, però in campo, insomma, è una squadra di tutto rispetto, quindi sono in difficoltà loro in questo senso, non penso, insomma, che gli altri siano da meno. Comunque, lasciando stare questa mia considerazione, la partita oggi, che io credo che sia una partita, insomma, molto sofferta da parte loro, perché noi oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato a viso aperto, io credo per 65 minuti siamo stati non dico superiori, ma quantomeno allo stesso livello. Eravamo stati in vantaggio nel primo tempo, non abbiamo sfruttato sull'1-0 almeno tre palle gol, ci è stato annullato un gol secondo me regolare, e poi alla fine del primo tempo, al 43esimo, subiamo un gol che andiamo tipo sull'1-1. Quindi già la partita lì un pochettino è cambiata, un pochettino il verso, anche se io credo che, io non parlo mai degli arbitri, ma io credo che la cittanovese non abbia bisogno dell'aiuto degli arbitri, perché oggi l'arbitro, tutto rispetto, ripeto, certamente non sono carazzata, è una fortissima squadra, vincere il campionato, perché ha tutto per vincere, però oggi l'arbitro ci ha messo del suo, perché eravamo fino all'1-1 al 65esimo, adesso non mi ricordo, ha cominciato a invertire le punizioni, a ammonire solo i nostri giocatori, a prendere gialli in continuazione, quindi poi sulla punizione invertita abbiamo preso il gol di Kundari e poi siamo rimasti in 10. Da lì poi è stato un po' più difficile giocare 10 contro 11 e per lo più alla fine abbiamo preso rigore, ma eravamo già anche in 9, quindi già è difficile 11 contro 11, poi rimanere in 9 contro 11, la partita è finita lì, quindi sì, la partita è stata tutta qui. Ma io sono contento della mia squadra, perché oggi, nonostante la differenza anche di tasso tecnico, perché è di organico, che insomma bisogna anche ammetterlo, siamo stati all'altezza di una cittanovese che è in prima in classifica e che sicuramente vincerà il campionato. E proprio in chiave d'organico, guardando anche un attimino quella che è la vostra classifica in questo momento, si accende un attimino un campanello d'allarme. Per voi eravate reduci da tre risultati di parità consecutive, anche se comunque la serie era, diciamo, di risultati utili, era buona. Noi siamo in serie utile, eravate anche reduci da tre risultati di parità consecutive, quindi questa sconfitta un attimo mette l'accento, ecco, su quei tre pari, però sono sette risultati utili consecutivi. C'era il recupero di Bianco, era in mezzo le partite, recupero di Bianco, quindi non è stato giocato, se non abbiamo recuperato nell'inizio settimanale. Dico, la zona play-out è a due punti in questo momento. Ma credo che se giochiamo così non credo abbiamo problemi da questo punto di vista. Noi abbiamo affrontato quasi tutte, a parte la Villese che l'affronteremo sabato prossimo, abbiamo affrontato quasi tutte le prime della classe, e credo che, ripeto, abbiamo perso solo con un modo, diciamo, un po' più netto oggi, perché sì, siamo arrivati 9 contro 11, però con tutti ci siamo sempre giocati, a viso aperto, combattuta, è normale, poi il calcio è fatto di episodi e tante volte questi episodi ci sono andati contro. Però le prestazioni ci sono e credo che alla fine le prestazioni contano, e non può essere sempre che ci girerà male, ma sicuramente anche nel partito della prossima inverteremo la rotta e ci sarà un giro di ritorno, insomma, che è un campionato ancora lungo, quindi bisogna giocare tutte le partite e alla fine ci tireremo le somme, ma credo che noi lotteremo, non dico per il centrale, vuol dire, può essere pure, ci entreremo, però, ma punteremo nelle zone alte della classifica. Adesso ci sono stati questi tre pareggi, questa sconfitta,
che ci poteva stare, già era preventivato, vuol dire, nella forma mentis, nella mente della, di noi stessi, vuol dire, nel senso di andare a perdere a Cittanova, uno la può mettere in preventivo, anche se non parte mai sconfitto. Però insomma adesso piano piano ci riprenderemo, purtroppo abbiamo prenderemo altri sicuramente giocatori per sabato prossimo, perché ci saranno squalificati 3-4 ragazzi che sono titolari, e quindi bisogna inventare una formazione per sabato prossimo contro una Villese, insomma sta andando benissimo. Bene, in bocca al lupo quindi. Ma c'è da attendersi qualche movimento in definitivo o no in questi giorni? Vediamo cosa si può fare, vediamo la società. Il tecnico sa, qualche richiesta l'avrà fatta, bisogna vedere se. Sì, ma infatti abbiamo preso Petilli, che è la regione mediterranea, diciamo è partito Cecco, che insomma è andato via, e l'abbiamo rimpiazzato con Petilli, e poi vediamo se c'è un altro ragazzo 96 che è venuto a darci una mano, e vediamo se ci potrebbe essere l'occasione per qualche altra cosa, un centrocampista, eventualmente qualche esterno d'attacco, se ci sono le possibilità. Purtroppo siamo in un momento dove le risorse economiche insomma non sono tante, quindi questo poi insomma fa la differenza per costruire una squadra insomma di un certo tipo. Però già se riusciamo a aumentare la rosa, vuol dire, dal punto di vista numerico e dell'organico, già vuol dire fino a ora sono contento di quello che stiamo facendo. Purtroppo tante cose ci girano male, c'è un problema di campo, c'è un problema che non avevamo nemmeno una punta centrale, adesso abbiamo preso Petilli e spero che ci possa fare anche dare una mano da questo punto di vista.